Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Schifezze che Passione. Una puntata di Schifezze che Passione estiva, anche se quello che andrò a mangiare nulla a che vedere con l'estate, anzi, probabilmente c'è la possibilità che io a fine puntata venga ricoverato per grave disidratazione e estrema secchezza delle fauci, ma comunque questo è un altro discorso. Prima di cominciare, lasciatemi fare un doverosissimo saluto e un grandissimo ringraziamento ad Andrea Spingardi, che è il principale sponsor di questa puntata. Infatti mi ha mandato diversi snack da assaggiare e non solo, anche un paio di film se non sbaglio, e ne approfitto subito per dire che uno dei due film che mi hai mandato, ovvero questo Enigma di Lucio Fulci, non è adatto per fare un riassunto, ma se me l'hai regalato per il mio compleanno penso che tu lo sapessi già se l'hai visto, perché comunque si tratta di un film molto vecchio, particolarmente noioso, e poi non ha questa grande trama perché non è nient'altro che la copia più incomprensibile, più distorta, più malata, un po' più fuffa, diciamo, meno immediata di Carrie, lo sguardo di Satana, il film tratto dal primo romanzo di Stephen King. Praticamente questa è più o meno la stessa roba, però in versione un po' più orrorifica, artigianale, alla Lucio Fulci, un po' così, una versione un po' malata e scrausa di Carrie. Quindi il riassunto non si può fare, però ti ringrazio ovviamente per il regalo che penso tu mi abbia regalato per il mio compleanno, perché mi pare che è arrivato in quel periodo. Comunque, detto questo, andiamo a vedere subito che cosa mi mangerò oggi. Tortilla chips al formaggio e al barbecue di Santa Maria, madre di Dio. Poi abbiamo dei risoscotti snack alla paprika e poi sempre della risoscotti questi croc e gusta. E poi ci sarebbero anche questi crostini mediterraneo all'olio d'oliva che, come vedete, ho già mangiato, perché in effetti questo prodotto è finito in lista desideri pubblica per sbaglio. Io in realtà li dovevo mettere in un'altra lista perché servivano a me, li dovevo mettere nelle zuppe, nelle vellutate. Avevo pensato di comprarli, solo che per sbaglio li ho messi nella lista desideri, quindi tu giustamente me li hai regalati, però io li avevo bisogno per la zuppa e quindi me li sono mangiati. Comunque niente di che, erano soltanto crostini. Sicuramente come bontà inferiori ai crostini dorè della San Carlo, che però costano anche molto di più, però li ho trovati piuttosto pratici perché sono molto piccoli come crostini e quindi simpatici. Infine, come non concludere questa carrellata di prodotti con un dolce, e quindi devo salutare e ringraziare Isotta Franci che mi ha regalato questo Chupa Chups a forma di piede, se si vede, forma di piede, Crazy Dips. Che, come certamente saprà chi segue Schifezze che Passione e si è visto tutte le puntate, se andate a rivedere qualche puntata vecchia fa, non mi ricordo quale, avevo già avuto a che fare con queste strane dip. Comunque dopo vedremo. Allora, io comincerei con le tortilla chips della Santa Maria. Attenzione, una marca che non avevo mai sentito. Incredibilmente si trovava su Amazon, quando si fa fatica a trovare prodotti ben più famosi, invece le patatine Santa Maria le trovi tutta la gamma. Vabbè, non sarei troppo interessato ad assaggiare quelle al formaggio, perché tanto bene o male dovreste sapere tutti come sono. Di solito qualsiasi cosa il gusto formaggio è buona, cioè non poi sì, c'è quella più buona, quella meno buona, quella che puzza un po' di più di rancido, quella un po' meno, cioè, però tendenzialmente tutto quello che ha il formaggio più o meno ha lo stesso sapore. Invece volevo più concentrarmi su quelle al barbecue, perché invece ho notato molte differenze fra i vari tipi di patatine o snack al barbecue che ho assaggiato nella mia vita. Ho notato molte più differenze, quindi è più facile trovare la patatina molto buona, la patatina e la patatina molto schifosa. Quindi vediamo in questo caso come saranno quelle di Santa Maria. Porca puttana. All'apparenza una normalissima tortilla chips. Allora, sì, di primo acchito direi che non sono malvagie. Ho mangiato di meglio, ma anche di peggio. Quindi comunque sono abbastanza saporite. Però c'è un retrogusto che non riesco... Cioè, boh, è tanto che non mangio roba al barbecue, però di solito non ha proprio questo sapore. Cioè sì, il sapore è quello, ma c'è qualcosa di diverso. Andiamo a vedere gli ingredienti. Patatine di mais croccanti al gusto barbecue. Ingredienti:
farina di mais, olio di semi di girasole, condimento al gusto barbecue, fra parentesi, sale, spezie, poi ancora aperta parentesi. C'è una parentesi nella parentesi, pensate! Cioè, una parentesi dentro una parentesi, cazzo, non l'avevo fatto dalla terza elementare che non facevo una parentesi dentro una parentesi. È incredibile. Sale, spezie, cipolla, pomodoro, aglio, peperoncino, chiusa parentesi. E l'altra, la seconda parentesi, non la... Ah, ecco, sì, no, giusto, scusa. Ma ci sono un sacco di parentesi, ma è incredibile. Zucchero, maltodestrina, destrosio, diacetato di sodio, acido citrico, aromi di affumicatura, aromi naturali, estratto di spezie, aperta parentesi, paprika, chiusa parentesi e poi ci sono chiuse tre parentesi. Conservare luogo fresco e asciutto. Ah, ecco che cos'era quello strano saporino che non riuscivo a identificare. Deve essere il diacetato di sodio. Boh. Ho assaggiato anche quelle al formaggio senza star lì a farvelo vedere, tanto è solo un tizio che mette in bocca una patatina. Comunque vi posso dire che sono buone, buone, queste le approvo, mi sono piaciute di più di quelle al barbecue, ma l'avevo detto, cioè di solito tutto quello che ha il gusto formaggio tendenzialmente è buono o comunque accettabile. Quindi queste sicuramente un pelino sopra quelle al barbecue. Poi ci sarebbero quelle, credo, piccanti, un terzo gusto, però non l'avevo messo in lista perché già questa Santa Maria non l'avevo mai sentita. Non sapevo com'erano i suoi prodotti, allora ho detto, cioè, ne metto solo due, non tutti e tre. Effettivamente il terzo penso che non lo metterò, perché alla fine, tutto sommato, Santa Maria è una delle tante, tante ditte che fanno patatine, delle quali potevamo anche fare a meno. Sono invece assai più curioso su questo riso scotti risette snack al gusto paprika, che sono dei dischetti di riso, presumibilmente, ma andiamo a vedere gli ingredienti. Ingredienti, estruso. Ingredienti, estruso di riso. Cioè, è estruso di riso, capito? 75%, eh. Beh, almeno ci siamo andati una salvata. Tre quarti di questo prodotto è solo estruso di riso. Mo' vediamo che cos'è il resto. Sale. Amido di patata, sale, olio di riso 20%, preparato per paprika 5%, quindi dovrebbero essere molto saporite perché insomma praticamente ha pochi ingredienti. Vabbè, poi c'è l'emulsionante, vabbè, insomma. Può contenere tracce di sedano, solfiti e prodotti derivati. Ah, ok, apriamo e assaggiamo. Ah, me le immaginavo più sottili, invece hanno un bello spessore. Questo sembra più sporco. Non so perché me le immaginavo meno salate. Invece cazzo si sente. Allora, ovviamente, come ci si poteva immaginare, si tratta di uno snack molto leggero, molto delicato. Dire che sono insapori sarebbe disonesto, sarebbe ingiusto. Però diciamo che io sono abituato a roba più saporita. Però comunque sanno. Cioè si sente. La paprika si sente, sono molto salati. Quindi se avete voglia di quegli snack che sotto sotto non sanno quasi di niente, no? Però ti riempiono la bocca, non fanno ingrassare, direi che questo, infatti questo sapore sfizioso, leggerezza del riso, non fritto, no glutammato, quindi non è fritto. Quindi è uno snack sicuramente più salutare, probabilmente anche più dietetico, fra virgolette, senza però rinunciare al gusto perché comunque si sente. Io sono abituato a sapori un po' più fortini, però non è male, pensavo peggio, un gusto delicato, quindi se vi piacciono le cose delicate ma che comunque hanno un sapore, non come le gallette di riso che possono essere usate solo come sottobicchieri per quanto mi riguarda, se vi dovessero capitare sotto mano provate a darci un'occhiata. Prima di continuare me ne mangio un altro. Allora, su tre gallette la più saporita è stata la seconda,
quella che ho fatto vedere che era più sporca, no? Quindi c'era più polvere forse di paprika, e quindi le altre due più o meno equivalenti. Poi abbiamo riso scotti croc e gusta. Ma che cazzo di nome è? Al gusto mais e riso, quindi anche questi me li aspetto un po' leggeri. Ma prima di assaggiarli andiamo a sbirciare un po' negli ingredienti. Snack di mais e riso. Ingredienti: mais 94%, riso 4%, sale, aromi naturali. Basta. Fantastico. Può ovviamente anche lui contenere tracce di sedano, soia e solfiti, non si sa perché. Si vede che nella ditta della Scotti girano molti sedani e solfiti. Non so, fanno gli operai lì, boh. Non so perché, sono curioso, perché da uno snack del genere mi aspetto poco sapore, però magari potrei essere stupito. Non me li immaginavo così bitorzoluti. Cioè il disegno... Ah beh sì, dai, un po'. Sì. Questi... Questi invece sono delle sfoglie molto sottili. Sono tutte bitorzolute, no? In rilievo, quindi sembra... Però sono veramente molto sottili. In effetti no, questi qua sono appunto quelli che ho citato prima, cioè quegli snack che non sanno di niente. Quindi per quanto mi riguarda questi proprio da evitare, sono assolutamente inutili e hanno anche un nome stupido. Purtroppo a sto giro non ho niente da bere, ho dovuto bere un po' d'acqua per diciamo riidratare un po' la bocca dopo tutti questi snack secchi e particolarmente asciuganti. E porca miseria, mi dispiace perché invece avevo adocchiato qualcosa nei 4-5 giorni di vacanza che ho fatto recentemente. Avevo trovato un distributore automatico con un energy drink con una specie di nerd vestito da Superman, con la super deformed, diciamo, con la testa grande, con gli occhiali, un super nerd, boh, non riuscivo a leggere il nome del drink perché era girato. Ho provato ad acquistarlo, ben 1,80€, una lattina da 25, comunque ci può stare per provare un energy drink nuovo, soltanto che la macchinetta era rotta, cioè nel senso funzionava per tutti i prodotti tranne che quello. Quindi ovviamente la mia sfiga ha colpito ancora, non sono riuscito a comprarlo, avevo già messo i soldi, ho dovuto ripiegare su un'altra cosa perché quella lattina lì proprio non me la voleva dare, si è andato in tilt proprio sull'energy drink che volevo io e non c'è stato modo di acquistarlo. Ho anche provato a fare una ricerca su internet, ma non sapendo il nome non sono riuscito a trovare niente, quindi non posso neanche farvelo vedere. E vabbè, è andata così. Non resta quindi che provare il Chupa Chups Crazy Dips regalatomi da Isotta. Innanzitutto io mi chiedo perché questa roba in Italia non la facciano, perché questo qui è un prodotto della Chupa Chups, però in realtà è prodotto da uno stabilimento italiano, perché la ditta che produce queste caramelle è la Perfetti, quella che fa un sacco di altre caramelle che sono in circolazione. Quindi qui abbiamo una ditta italiana che ha uno stabilimento all'estero che produce caramelle per l'estero, e quindi dopo, se io italiano voglio assaggiare questo prodotto che è comunque italiano perché lo produce una ditta italiana, lo devo far arrivare dall'estero. È una cosa un po' surreale se ci pensiamo, perché comunque io penso, perché non lo vendono anche in Italia questo qua? Non avrebbe mercato? Ne dubito, mi sembra così su due piedi, io se lo vedessi su uno scaffale lo prenderei. Poi certo, se me lo fate pagare 4 euro magari no, però poi va a finire che se lo ordini va a finire che lo paghi 4-5 euro lo stesso, perché ci sono le spese di spedizione. Non è meglio venderlo anche in Italia a tutti a 2 euro? Nei negozi che vendono le caramelle, boh, vabbè, comunque. Questa roba sembrerebbe, almeno a giudicare dalle scritte, sembrerebbe avere mercato solo in Germania, in Francia e in Olanda. In Italia no. A noi i Chupa Chups con la polverina presumibilmente frizzante, Crazy Dip, non so che cazzo è, no, a noi i Chupa Chups non ci piacciono. A me personalmente sì, quindi me lo mangio. Allora... E cazzo, me lo immaginavo un po' più grande, a dir la verità. È sta merdina qui. Me lo immaginavo almeno il doppio, non so perché. E dentro c'è tutta questa polverina rosa, che adesso non ve la posso far vedere. Sembrerebbe rosa. Sì. Non ve la posso far vedere perché sennò mi cade.
Però io presumo che si debba leccare e poi intingere nella polverina rosa che è dentro il pacchetto, comodissima proprio da prendere, e non rimane attaccato. Non è rimasto attaccato molto, c'ho la saliva che... non ho più la saliva prensile. Aspetta. In effetti sento già un po' frizzare. Ecco, adesso ne ho preso un po' di più. C'è una festa nella mia bocca e tutte le carie e i tartari sono invitati. Buono. Se non ti lecchi le dita, ti vengono le carie solo a metà. Buono, è un chupa chups alla fragola, niente di strabiliantemente sorprendente, però questo Crazy Dips, questa polverina, tutti frizzi pazzi così, a me mi ha sempre fatto impazzire le reazioni chimiche, diciamo, tutte le caramelle che o perché sono estremamente sour e pizzicano, eccetera, o perché hanno un sapore molto intenso, oppure tutte queste cose che frizzano, che ti fanno scoppiettare la lingua, mi sono sempre piaciute. E quindi non posso far altro che affondare prepotentemente il Chupa Chups nel Crazy Dips. Il Chupa Chups di per sé non è molto saporito, per essere alla fragola. Cioè, o che il Crazy Dips mi ha bruciato le papille gustative, oppure comunque la fragola si sente maggiormente nel Crazy Dips. E anche per oggi abbiamo finito. Grazie Isotta per il Chupa Chups frizzi pazzi, grazie Andrea per tutti gli snack salati e anche i film. E poi ne vorrei approfittare per salutare e ringraziare anche Alex Alessandrini, che mi ha regalato il mitico DVD del Silenzio dei Prosciutti, il miglior film di Ezio Greggio. Anche se detta così non sembra una gran frase, però questo è il miglior film di Ezio Greggio. Il quale Alex mi scrive: ciao Massi, per questa volta ho deciso di mettere alla prova la tua sanità mentale e la tua bravura nei riassunti. Buon divertimento e grazie. Da Alex Alessandrini. Mi spiace Alex, ma ho perso la sfida, cioè non sono abbastanza bravo per fare un riassunto del Silenzio dei Prosciutti. Perché essendo un film comunque già demenziale, surreale di suo, che non è nient'altro che la parodia di alcuni film thriller come Il Silenzio degli Innocenti e Psycho, principalmente, ma non solo, ci sono un po' di citazioni a vari film famosi. Essendo un film comunque demenziale, già comico di suo, è molto difficile fare un riassunto perché non c'è effettivamente nulla da aggiungere, cioè il film normale è già demenziale, fa già ridere, quindi non c'è bisogno di farci sopra un riassunto ironico. Comunque ti ringrazio per il regalo, perché questo qua è sempre stato uno, non dico uno dei miei film preferiti, però è stato uno dei film che mi ha accompagnato nella mia prima giovinezza, perché quando è uscito avevo 12 anni e la sua comicità surreale, il suo, diciamo, parodizzare film più famosi in maniera stupida, demenziale, a volte anche nonsense, mi è sempre piaciuta, mi ha sempre fatto ridere, ancora oggi lo riguardo volentieri, anche se so che è una cazzata. Quindi grazie a tutti veramente per i regali, un saluto ovviamente anche a tutti i miei Patreon come sempre, che mi sostengono ogni mese iscrivendosi al sito per aiutarmi a tirare avanti senza troppi problemi nonostante gli ostacoli infiniti di YouTube, e non solo, perché ultimamente ci si stanno mettendo anche parecchi utenti, la gente si è davvero incattivita, instupidita proprio inutilmente, e ci vediamo alla prossima, ciao!